con Luciana Michizzetta, la nostra Lucianina. Stasera rock, molto rock stasera, eh? Sono rock, ma che ridere, perdone, ma perché prima dietro le quinte mi ha raccontato tutto dell'anca? Dell'anca che li erano fatti tutti e due contemporaneamente mentre parlava Crosetto. Tra l'altro voglio controllare se la poltrona regge. Regge, no, regge. Quanto peserà Crosetto? Non gliel'ho chiesto, ho avuto la tentazione. Croisette. E poi c'è il physique du rôle del ministro della difesa, sì. Perché se un paese ci vuole attaccare, vede lui e dice no, minchia, sono tutti così, lascia stare. Anche no. Allora, come va Luciana? E dicono che sia il braccio destro della Meloni. Ma quale braccio? È la Meloni che pesa come il braccio destro su di Crosetto. Sì, è quella la differenza. Senti, mi voglio dire una cosa, se mi permetti. Dimmi. Approfittando della tua presenza. No, volevo ricordare al pubblico che ci sta guardando che venerdì prossimo, 27 certo. gennaio, per la giornata della memoria, faremo una puntata speciale su Rai 1 alle 20:30, proprio subito dopo il telegiornale, in cui avremo l'onore in diretta di essere accompagnati da Liliana Segre, che ringrazio e saluto, e che insomma sarà una serata indimenticabile. Ci accompagnerà al binario 21, il luogo della stazione centrale di Milano, da cui sono partiti i treni dei deportati per i campi di sterminio, compreso il suo. E insomma, nel riconoscerle la grande fatica che la memoria comporta, è un regalo per tutti, e mi permetto davvero di dirvi non perdetelo, ditelo soprattutto ai ragazzi, mi permetto di rivolgermi agli insegnanti, fatelo vedere ai vostri alunni, sarà una serata importante di quelle che rimarranno nella nostra memoria e nel nostro cuore. Venerdì 27 su Rai 1 alle 20:30. E grazie anche a lei. Solo grazie a lei, grazie, solo grazie a Liliana Segre. Comunque, parlando di Baggiana, ma fammi vedere, ma c'hai i bottoni della camicia di colori diversi. Ma sì, Esther. Ma wow. Sai la nostra costumista? Ah, Western. Esther. Sì. Anche Western va benissimo, la nostra costumista. No, io ormai non faccio più domande. Ma sai che sei avantissimo, sei quasi come la Fashion Week. Cosa sono? Ma sei andato alle sfilate a Milano della Fashion Week? No, cosa ma sei un conduttore, devi fare tendenza, fai tendenza con i bottoni, dovevi andare ma lì. Che tendenza, io stavo lavorando. Ma io ti ho selezionato tutta una serie di look che vabbè, potresti insomma sfruttare. Grazie. In qualche modo. Grazie, no, pensando volentieri. A te, vediamo il primo. Pensando a me, grazie. Queste sono proprio sfilate di questa, ecco, questa stagione. Cioè praticamente tuta infilata nei camperos sopra mutande da donna. Che uno dice, ma se si chiama intimo ci sarà un motivo, sì. No? E come Pippo, sai Pippo non lo sa, che metti il cappotto. Quella roba sopra. Lì, sì. Quella roba lì. Tra l'altro puoi anche non cambiarle tutti i giorni. Ah certo, sì, sì. Cambiarle sì. Anche una settimana, 15 giorni. Sì, sì. Oppure vediamo. Tu hai pensato a me? Ho pensato a te anche per questo look qua, vediamo il prossimo. Vediamo. Ecco, con la pancera, che io ho detto lì per lì, sarà Gibot. E invece è Dolce Gabbana. Da cosa si distingue? No, perché loro hanno detto era la sfilata di Dolce Gabbana, ecco, quindi quello. Tu potresti sfruttarlo, sì. Visto che c'hai un po' un pochino, il girovita di uno scaldabagno. Sì, no, adesso scaldabagno no, scaldabagno no. Allora, poi vediamo il prossimo, il va prossimo bene. Look, ecco questo, con quelle scarpe, ma vere, queste sono, si chiamano scarpe brutte. Proprio lo stilista le ha definite scarpe brutte, modello scarpe brutte. Vabbè, però vuol dire che ha coscienza. Esatto, forma di rana, non fanno cracra, però d'estate forma lo stagno dentro. Gomma, certo. Propongo che, come testimonial Giovanni Rana, sì. E andiamo avanti. L'altro look, vediamo. Ecco questo. E pensa che questa è una S, è una small, volevo dirti. Ma quanti sono dentro? Uno solo. Ma chissà. No, sai cos'è? È anche carina.
Solo che tipo sedersi sull'autobus è impossibile. Complicatissimo, tieni 20 metropolitana posti. Non passi dalle no porte. Ma poi tra l'altro magari gli hanno detto guardi lei lo mette però poi se lo lava si stringe, sai come sempre le sembra commesse. Così sì, ma poi guardi al primo lavaggio ma poi la crescita ti aiuta, solo che e questo l'ultima possibilità, ti puoi mettere direttamente in mutande sì. E ti porti il rotolo di stoffa dietro, poi ti fai il vestito che vuoi tu. Sei una nonna che c'ha una macchina da cucire, sei a posto. Va bene, oppure grazie. Vediamo anche questo look, vediamolo, ecco, anche lui non scherza, devo dire, cioè, guarda, un uomo che va in giro con un montone così, io lo metterei in galera a prescindere, secondo me, proprio. Posso interromperti un attimo? Sì. Posso? Cioè. No, sai che TV Boy, sì. Che è un genio, ci ha mandato una sua opera a proposito che secondo me è proprio bella e vediamo la possiamo mandare? C'è un'opera di TV Boy che potrei andare avanti sì che guarda che bello Falcone è tempo di andare avanti bello bene allora quindi abbiamo catturato Matteo Messina Denaro sì. Che era ricercato da 30 anni. Sì, tra poco Salviano ci racconta tutto. L'uomo più ricercato d'Italia dopo Mina e Mauro Repetto degli 883. Tra l'altro latitava praticamente a casa sua, andava in clinica a pochi metri dalla DIA, quindi insomma se non andavano a prenderlo poteva portarglielo Glovo direttamente. No, ma perché io pensavo che uno così stesse nascosto, non si facesse vedere, invece usciva, andava al bar, smessaggiava con gli altri pazienti, si faceva i selfie come la Ferragni, magari voleva anche fare il super ospite a Sanremo, forse si è fatto catturare apposta quando ha saputo che Amadeus invece aveva preferito i Pooh. Si fa chiamare Bonafede. Adesso non più. Però si faceva chiamare Bonafede, che tra l'altro è anche il nome dell'ex ministro della giustizia. Tra l'altro dici, pure, ma è proprio quanto pure ci stava perculando. Sì, spericolato. Comunque è pazzesco che fino a ieri nessuno sapeva niente, non si sapeva nulla. Adesso sappiamo tutto, anche se con la Simmental preferisce la verdura lessa o quella grigliata. Tutto sappiamo. Però adesso io chiedo una cosa, una cosa personale. Adesso che abbiamo fatto, che avete fatto, noi non abbiamo fatto niente, questo sforzo pazzesco, potete fare attenzione, attenzionissima a tutto quello che trovate, pizzini, documenti, dossier, cartellette, cartelline, agende, che le abbiamo sempre perse, queste agende non le abbiamo trovate più. Facciamo attenzione prima che spariscano. Questo chiedo, l'unica cosa da cittadina normale. No, però d'altra parte, no, mi viene da dire una cosa, come diceva Peppino Impastato, la mafia è una montagna di merda, però sapere che quella montagna lì, come tutte le altre, ogni tanto frana anche lei, un po' di speranza non è male, sì. Ce la dà. Va bene, andiamo avanti, parliamo di cretinate. Oh. Io sono venuta al mondo per questo, per dire bagionate. Ma Dio ti benedica. Per passare dalla tragedia alla pernacchia, invece tu rimani nel mediocre, ma io invece sono... Cioè io sono il Castelmagno sì. E tu sei il tofu. No, non è vero. Castelmagno io, mi piace io molto. Sono una bolla di Chardonnay no, e una bolla di gazzotto. Tu la raschera devi... Tu sei ambasciatrice della raschera, formaggio. Della raschera, anch'io. Cioè. Quindi, no, ma perché volevo fare il paragone come Shakira e Piqué. Sai che si sono mollati sì, Shakira sì, e Piqué? Sì, sì. Che non ci siamo ancora ripresi da Totti e Hillary, anche sti due. Guardali qua. Sì, sì. Sì. Praticamente lui si è messo con una che ha meno della metà degli anni di lei. No. Che strano. Ma non succede mai. No, vabbè. Ma no, mai no. Che uno tradisca la moglie della compagna con una più giovane. Ma, no. anche il contrario a volte. Beh, a voltissime. No. No, è dai tempi della preistoria che il maschio, quando era ancora mescolato col gorilla... A parità di bellezza, di avvenenza, di intelligenza, di simpatia, sì. Se doveva scegliere tra una di 40 e una di 22, sceglieva quella da 22, per forza.
perché pensava, guarda qua, è giovane, non capisce che sono fesso, è inesperta e soprattutto, insomma, non lo sa che io fra qualche anno mi rimetterò con una di 22, perché poi quella è la verità. Però la cosa pazzesca che disistima è che hai. Sciancura. Pensavo alla sciancatura di Verdone che mi Shakira ha fatto una canzone dove l'ha sputtanato pazzescamente. Ah, sì? Vendetta, tremenda vendetta. Una cosa che non è mai successa, perché di solito i mollati poi stanno male, si macerano con onore, poi dopo fanno stare male anche noi per proprietà transitiva, ci fanno veramente devastare dal dolore. Invece lei proprio l'ha sputtanato a livello mondiale, capisci? Invece noi, anche le nostre più belle canzoni della musica leggera, per esempio una canzone bellissima di Massimo Ranieri, sì. Cosa dice? Ah, come no, perdere l'amore. Perdere l'amore, quando si fa sera. Perdere l'amore, avere voglia di morire. Che tu dici, ma meno. Meno, ma vai a fare un corso da Shakira. La canzone, la sigla di Marzullo. Sì, sì. Ed io da quella sera non ho fatto più l'amore. Non ho fatto più l'amore senza te. Ti ha mollato una e hai appeso il Walter al chiodo. Ma prova di nuovo, non è che provati un'altra. No, ma lei è un cioè lei è vitale, Luciana è vitale, incoraggia giustamente a vivere. Cioè e Michele Zarrillo, 5 giorni che t'ho perso. Sì. Amore mio, come farò a rassegnarmi a vivere? Aiutami a distruggerti. Ma fatti una vita, Michele, vien da dire. Vabbè, no? Esci, vedi gente, gioca risico. Vabbè, fai qualcosa, perché sennò non è che anche Tiziano Ferro. Cosa ha fatto? Ti sere nere. Ma se avesse cantato ma vacca gare, non sarebbe stato liberatorio. E tu non hai poesia, tu hai perso la poesia. Ma no. Quando ti ho conosciuto eri. Guarda che è una cosa. Quando ti ho conosciuto non eri così, era peggio. Sì, sì. Ma sì, no, era peggio. Così. Tra l'altro c'è anche una buona notizia questa settimana, eh? Oh. Il 24 di gennaio finalmente potremo comprare in Italia la farina di grillo. Non ho capito. La farina di grillo, la polvere di grillo. Ma si è messo a far farina, eh? Non grillo lui. Ah, il grillo. Io non ero neanche questa battuta, credo. Ma non è una battuta, credevo fosse vero. Ma farina di grillo che ne so io? Da capo politico. Ma ha fatto qualunque cosa, poteva fare anche quello, vabbè. No, allora, invece di legalizzare l'erba, noi legalizziamo gli insetti che stanno dentro all'erba, capisci come. Comunque, praticamente finora si poteva mangiare il tenebrio molitor, ti ricordi che ne avevamo parlato? Come no, della tarma, la larva della farina, e anche si poteva mangiare la locusta migratoria, vediamola. Sì. Ecco, questa già si può mangiare, si può mettere in friggitrice e mescolarla alle arachidi. Vabbè, ma è questione di abitudine. È l'aperitivo. Eh? No, è solo questione di abitudine. È questione di abitudine, infatti, tra l'altro si può mangiare la farina di grillo domestico. Che a me fa molto il grillo domestico. Ma tu sapevi che esisteva il grillo domestico? Sarà un grillo che nasce in queste. Cioè, un grillo che stai. Che quello che in trovi Italia, in casa? Sì. No, in Italia, in Europa del Sarà Sud. Quello che selvatico, ne quello d'allevamento. No, non credo. Io ho un forno col grill. Comunque, siamo 8 miliardi. Se vogliamo salvaguardare il nostro pianeta, dobbiamo adeguarci a mangiare farfalle e a contenderci il cibo con i gechi. Cosa vuoi che ti dica? Non possiamo neanche continuare con gli allevamenti intensivi di mucche che devastano l'atmosfera. Perché sai mucche, che. Sì, effettivamente hanno. Le mucche loro producono. Sgasano tantissimo. Sì. Sai che. No, ma veramente sgasano più di un'automobile. Poi il vantaggio è che l'automobile la tieni anche in garage, ferma, posteggiata. Invece la mucca. No. Sì, continua H24. No, è vero, il grillo pochissimo è impercettibile, farà anche lui le puzzette. Non lo so, ci ho mai pensato, ti magari chiedo scusa. La puzzetta fa cri, noi pensiamo che sia il verso, invece è puzzetta. Vabbè. Chi lo sa, però comunque farina di grillo parzialmente sgrassato, so cosa dirvi. Sì. No, è che sarà come parzialmente scremato, so, questa versione entomologa, grassato, perché è grasso il grillo, Michele. Ma non lo so, non gli ho mai adesso riguarderò l'ippopotamo, allora com'è il grillo? È magro, c'ha sti gambini da Amadeus, cioè queste braccine come Ilari Blasi, come Bianca Balti, che cosa, e poi salta, è tonico, energico, salta più di Gianmarco Tamberi. Sì, va bene. Comunque Salvini, il mio amico, non ne vuole assolutamente sapere.
Lui non vuole sapere degli sbarchi dei grilli in Europa. Vediamo cosa ha scritto. Polvere di grillo, no grazie. Se qualcuno in Europa ha piacere a mangiare, insetti, faccia pure. Per i miei figli preferisco i sapori e i profumi della nostra terra e li difendo. Ecco, sapori della nostra terra, però nella nostra terra c'è anche la trippa, il midollo dell'osso, della, la granella di manzo, che sono le palle del manzo. Sì. Comunque la domanda è, e voi? Sì. Ma, e tu? Cosa rispondi? No, cioè, ma per essere io sincero, dovrei prima assaggiarla. Sì, per essere per sincero dire. Non l'ho mai mangiato. Però non, no, a istinto, diciamo, un po' impressione me lo fa. Però ci sono tante cose che mi fanno impressione. Ma scusami, ma mangiamo le cozze, mangiamo le lumache, mangiamo le rane. E quelle per dire io. Mangiamo i gamberetti. Fanno lo stesso. Mangiamo il casumarzu, lì, il formaggio sardo con i vermi, che se non fai attenzione va sì, effettivamente proprio di se casa. Ci pensa è vero, hai ragione. Scusami, sì, tu sì. Fai le proline con dentro il cioccolato, con dentro il parmigiano. Che c'entra? È strano che quella potresti metterci un grillo. Ma piantala! Ma poi, scusami, hai idea di quanti moscerini inghiottiamo mentre andiamo in motorino d'estate? Quelli tantissimi, io ne mangio tantissimi. Tantissimi. Ho le ciliegie coi vermi, ho le castagne coi vermi. Vabbè, adesso però, ragazzi, e le tarme, basta. Le tarme della pasta, le tarme, le farfalline in brodo. Ma che? Ma dove ma vivi? Ma le farfalline non ho capito, quelle che compri sì, la pasta, ho le farfalline che galleggiano quando la pasta è scaduta. Tante, io anzi devo chiedere a Mezzola, posso parlare a Mezzola? Che figurati, siamo qui a disposizione. Se è possibile sdoganare anche le zanzare, così risolviamo il problema proprio dalla radice. Va bene. Le mangiamo direttamente, o così crude, nature, oppure possiamo magari, se ci piacciono più al la sangue, mezzola, mangiarle direttamente dopo che ci hanno punto. Comunque, ci sarà un cambiamento pazzesco. Il Parlamento europeo, chiediamo. Diretti si passerà alla Coldinsetti. Coldinsetti, sì. Poi al posto del pane grigliato ci sarà il pane grillato. Ecco, brava. E potrebbe essere un'idea, no? Sì, come no. Ma poi soprattutto quello che mangia il grillo, che mangerà solo grilli, perché come ci sono i vegetariani, i fruttariani, eccetera, ci sarà quelli che mangeranno poi solo insetti. Sì. Come si chiameranno? Insettariani? Insettariani? Formicolaio? Tarmista? Lucioloforo? Potrebbe essere. Io chiedo soltanto, sempre alla Mezzola, se non sì, ma figurati, di che ti ascolta. Se possiamo non sdoganare per il momento le cimici. Perché ti fanno impressione? Perché mi fanno impressione, crude, così. Sì. E poi secondo me se le cuoci le grigli puzzano più dei cavoli. Sì. No. Comunque la russa invece, rispetto a Salvini, è molto più aperta. Davvero? È più aperto, perché ha fatto un intervento proprio l'altro giorno dove parlava, insomma, diceva che lui è più possibilista, mentre sua moglie no. Sentiamolo. Lui e la moglie... Mia moglie non mangerebbe mai le lumache. Quando io mangio le lumache comincia a dire... Bah! Eppure a me le lumache piacciono. Magari mi piacciono anche i grilli e mia moglie sicuro continua a fare... Bah! Posso dare la ricetta della pasta alla norma? Come lo faccio io? Non c'è soffritto. L'olio si mette a crudo, la padella con sto pomodoro, voglio plop 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 plop. Ma poi sembra una poesia futurista. Plop 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 plop. Io guarda Antonella, invitalo nel Fantabosco. La russa lo mette tra gli animali, forse spaventa un po' gli animali. Dai, smettila. Ma fa troppo ridere. Vabbè. Però la cosa pazzesca che sta succedendo è che ci stiamo trasformando. Gli umani cominciano a fare i versi come gli animali e gli animali cominciano a parlare. Cioè? Non so se l'hai visto, l'altro giorno ne parlavano Radio DJ che c'è un cane che dice vaffan... Ma che, un cane? Un cane. Cioè uno deve dire... l'accento proprio, anche napoletano. Cioè uno deve dire... Un cane dice una parola e dice quella di tutte... Dice... Senti... Ma non è bravissimo. Sei invidiosa. Ma con l'accento, è questo che a me non so, ma è meraviglioso. Sei invidiosa, la tua non lo dice. Non lo dice, la tua parla bene come te. Ma no. Certo, è certo. Cioè, poi io ho trovato morbita. Anche sempre su TikTok ho trovato un cane che dice mamma, sentiamolo. È già meglio. Vediamo. Ma poi anche la faccia, mamma. Sì. Poi ho trovato un pappagallino. Ma che tutte vorrei dentro. No, che vorrei tanto. Che se cioè, è all'ascolto Peppe Vessicchio, che non c'è a Sanremo. Non c'è a Sanremo, Peppe. No. Si occupasse di questo pappagallino che si chiama Gucci, che canta. Si chiama? Gucci, che
canta benissimo. Vediamolo. Come fa la canzone della famiglia Adams? E come fa quella di Topolino? Ma è doppiato, dai! Ma sì, dai! Come fa il cane arrabbiato? Dove Gucci? Dov'è Gucci? Dove Gucci? E il pappagallo che fa cucù! Ma è meraviglioso! Ma è fantastico! Guarda, io ce ne sarebbero milioni. Io ne ho selezionate solo qualcuno. C'è anche un altro pappagallo napoletano che si chiama Sasà. Che anche questo è fantastico, guardate. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Ciao bene. Che c'è papà? Un caffè. Non lo voglio il caffè. Questo. Vai. Dove devo andare? Questo. Vai giù. E ci. Saluta. Grazie. Ciao. E ci salute. Grazie, ciao, fantastico. Comunque, quello che invece noi dobbiamo sempre vedere, mettercelo nel telefono costantemente, è il cane che ci indica la strada e ci dice che cosa, come siamo in quel momento lì, cosa stiamo facendo. Vediamo. Il cane che ci indica? No, il cane, il gatto. Il gatto? Beh, è diverso, eh? È il gatto, sì. Non voglio niente. No, ma perché, vabbè, per la maggior parte dicono le parolacce, però insomma anche sì, noi le diciamo. È abbastanza, diciamo. Quello dicono. Non c'è, vabbè, speranza. Ma hai sentito anche la russa? O sono le incarnazioni, non oso pensare. No, la russa per esempio è andato a un evento elettorale di Fratelli d'Italia. Sì, se ne è parlato tanto. E un giornalista gli ha chiesto cosa dobbiamo mettere nel sottopancia, presidente del Senato o dirigente di Fratelli d'Italia, e lui ha risposto. Sì, era un giornalista del Fatto Quotidiano, sì. Scusi, solo per il montaggio, nel sottopancia cosa metto? Presidente del Senato, semplice cittadino, dirigente di Fratelli Metti d'Italia? Metti quel che cazzo vuoi. No, dirigente, qui sono come presidente del Senato. Ciao. Ciao Maurizio. Sa che Repubblica dice che è come se Mattarella andasse alla segreteria del PD. Ma io non sono Mattarella, di fatto. Ma sarà al vertice. Ciao. Di... Scusa, non si arrabbi, scusa, ma guardi. No, io... non stiamo facendo. Va bene, ci mancherà. Allora, non si arrabbi. Non mi arrabbio, perché mi sto mica arrabbiando. Però tu mi devi dire se stiamo chiacchierando o se stai facendo un'intervista. Beh, lei è un personaggio pubblico. Allora, ciao, grazie. Stia bene. A me fa riderissimo. Ma adesso lui che dice così, lui ha sdoganato, anche io posso dire no, quella tu no, parola. Io non sono neanche presidente del Senato. Quando lo diventi la puoi dire. Ma adesso sai quanti momenti avrei voluto dire? Quando lo diventi lo puoi dire, adesso non puoi dirlo. Mamma mia. Sai che c'è un altro pappagallo che lo dice? Un altro? Sì, l'ultimo pappagallo che dice. Sentite. Ma c'è una grossa differenza? No, secondo me. Va bene, grazie. Allora, andiamo avanti. C'è stata una telefonata tra Meloni e Macron. Sì. Sai che insomma hanno avuto sì, c'era qualche problemino, disidio, sì. Cioè c'è stata una telefonata cordiale. Oh, bene. Ecco, quindi non so se si sono dette oh, no, credo proprio. Ecco qua, li vediamo, Meloni e Macron in melma, e adesso vedi che lei stringe la mano a lui, come sembra Disneyland quando stringe la mano a Topolino e lui la stringe a lei, come il cacciatore al bisonte impagliato. Spero che abbiano insomma deciso qualcosa sui migranti, sì, qualcosa da fare, perché sai adesso quella è una questione molto calda, molto no? Aperta, certo, almeno che si capisca se arrivano sulle nostre coste devono andare a traccare alla funivia del Passo del Tonale o no. Comunque volevo chiederti, dirti che visto che Macron è un amico tuo. Ma non è un amico, io l'ho intervistato una volta, che amico mio? Siete così, ma che così, l'ho visto una volta, ma
Allora, lui ha, dal 1 gennaio ha deciso di, che in Francia verranno distribuiti gratuitamente i profilattici ai ragazzi e alle ragazze che hanno meno di 25 anni, perché c'è una grande diffusione di malattie sessualmente trasmissibili, e quindi questa cosa qua è una cosa molto figa. Quindi al grido di liberté, égalité, insomma, fraternité, attenzione alle ciupè, no, ecco, no, non è così. A quel grido lì finalmente anche i ragazzi potranno essere protetti, anche quelli che non hanno l'argent. Comunque volevo dire, se vuoi dire al tuo amico, ma non che, è un mio amico, che noi qua lo facciamo già, cioè, ci sono un sacco di regioni che distribuiscono i profilattici. Ah, vero, sì, vero. La Puglia, l'Emilia Romagna, il Piemonte, la Toscana, le Marche, la Lombardia, già non tutte le regioni d'Italia, però forse bisognerebbe farlo, no? Cioè, che magari proteggiamo sia i principi azzurri che le principesse sul pisello. Una cosa che volevo chiedere è se hanno previsto anche le misure. Sai che lui, Luciana, è preciso. Vabbè, basta, adesso non entriamo. No, tra la Macron e la Macron. Vabbè. Perché non so se hai sentito cosa è successo, ahimè, allo Zimbabwe. No, purtroppo siamo in ritardo. Allora, vediamo lo Zimbabwe cosa è successo. Ma non... Il ministro della salute dello Zimbabwe ha chiesto alla Cina di fare preservativi più grandi. Siccome lì c'è il problema... C'è molto ancora forte la piaga dell'AIDS. Buonasera. Allora lo Zimbabwe importa dalla Cina i profilattici. Solo che poi... cioè, Luciana, abbiamo... Già il presidente Xi Jinping. Sì, sì, ma abbiamo intuito... Luciana, lascia stare. No, comunque, in sostanza... Sì. I profilattici cinesi... Sì, ho capito, Luciana. Gli africani li possono mettere come i tappi della birra. Abbiamo capito... Sui piccioli delle pere, tutto lì, perché insomma non è che Luciana, puoi far stare un po' della stufa dentro una cannuccia dell'estate. Va bene, grazie. È vero che la misura non conta, però diciamo che... Vabbè, basta, abbiamo capito. No, perché io ho fatto anche proprio un'indagine. No, non fare... Ma no. Cioè, la differenza tra i cinesi e gli africani è... poderosa. Va bene. Cioè... Ti dico, i cinesi, te lo dico come dice Guglielmo Mariotto. Adesso... Guglielmo Mariotto, 10! Va bene. Questi cinesi. Quelli dello Zimbabwe, Guglielmo Mariotto, 17! Va bene. Capisci che è grazie. Uno cinese e tre quarti. Antropologa, entomologa, basta. L'analisi di mercato fatta dai cinesi è stata quindi penosa. Va bene, basta. Allora, che cosa hanno fatto i cinesi? I cinesi hanno detto va bene, hanno ricevuto la telefonata cordiale anche loro, quello dello Zimbabwe, hanno detto guarda, ci va. Va bene, allora ce ne occupiamo noi, tanto sì. Loro basta che vendano, che gli frega. Sono arrivate le misure, sono trasecolati, non sapevano come fare, sai che com'è finita? Che hanno trasferito la produzione a una fabbrica di autoreggenti. Luciana Littizzetto! Guarda qua stasera che pubblico! Che pubblico, davvero! Pubblicità e poi Roberto Saviano e poi ancora parleremo di cinema subito dopo. Roberto Saviano, pubblicità.